Occupiamoci di sport come sempre, ma stavolta lo facciamo con lo sport del momento. Più che uno sport, una festa dove puoi andare tranquillo anche con i tuoi figli senza che nulla accada. Parliamo, buongiorno cara Ferrari, di rugby e parliamo di una leggenda della nazionale rugby italiana. Eh sì, parliamo di Sergio Parisse, uno dei migliori giocatori del mondo, pensa un po'. E dobbiamo dire che le sue origini sono italiane, perché i suoi genitori sono originari dell'Aquila, in Abruzzo, anche se prima che lui nascesse si sono trasferiti in Argentina, alla Plata dove lui è nato, il papà dirigente d'azienda, la mamma segretaria del papà, si sono conosciuti, innamorati ed è nato il nostro Sergio. Però lui ha mantenuto la cittadinanza italiana e grazie a questo all'età di 17 anni è già entrato nelle giovanili della nazionale appunto italiana, della Federazione Italiana Rugby, e poi è entrato in nazionale all'età di 18 anni. E adesso ce lo siamo goduto al Sei Nazioni e speriamo bene che le cose vadano sempre meglio per tutti quanti noi. Da pochi giorni è convolato a nozze. C'è chi dice giuste nozze, ma nozze, perché non ci sono quelle giuste o quelle sbagliate. Allora, le precedenti non sono state sbagliate, ma hanno dato un bellissimo frutto perché hanno dato una bimba, area di 3 anni e mezzo, meravigliosa. Sì, e adesso si è risposato da pochissimo, ma ce lo racconta proprio nell'intervista qui a Roma. Sono andata a trovarlo e ci dirà un po' tutto. Con la regia di Riccardo Nisini. Sergio, siamo nel campo dove solitamente ti alleni, ma io voglio parlare di cuore perché so che ti sei sposato da pochissimo. Sì, mi sono sposato da pochissimo, a inizio febbraio, per me è stata un'emozione molto particolare, immagino, molto felice. C'è un aneddoto particolare di quel giorno, eravate in tanti? No, sinceramente eravamo in pochi, eravamo proprio intimi, solo 10 persone. Come ci siamo spostati a Parigi, quel giorno c'era anche sciopero dei taxi. Una mattinata un po' movimentata per raggiungere un po' il matrimonio, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Come vi siete conosciuti? Durante una cena così di amici in comune ci siamo conosciuti e niente, è stato un po' colpo di fulmine per quella entrambi. Serata per entrambi e quindi niente. Tua moglie è di Roma, le tue origini sono italiane, sei però argentino e vivete a Parigi, insomma tante città, tanti posti. Sì, tante città, tanti posti, ma diciamo che passiamo la più parte del tempo a Parigi perché io gioco a Parigi ormai da 9 anni, quindi ecco un po' tra Parigi e Roma facciamo un po' andata e ritorno per vedere anche un po' la famiglia e quindi niente, diciamo che siamo fortunati perché Parigi e Roma sono due grandi belle città, però niente, tante volte tanti spostamenti, quindi tante volte abbiamo bisogno anche di stare un po' ecco fermi e stare certo. Un po' tranquilli. Allora, non uno ma ben 3 nomi: Sergio, Francesco e Antonio. Per non farsi mancare nulla. Non so se con la virgola o senza, ma insomma, perché è importante anche quello che devi firmare sempre. Perché questi nomi? Allora, Sergio come il papà. Papà, tra l'altro, dal quale ha ereditato la passione per il rugby perché il papà giocava nell'Aquila Rugby. Poi Francesco, il nonno che purtroppo non ha mai conosciuto, e Antonio invece il nonno che conosce bene, dal quale ha ereditato la serietà, e questa serietà gli ha permesso di diventare addirittura un capitano. Bene. Allora, dicevi che la famiglia, nonostante vivesse da generazioni in Argentina, ha sempre mantenuto le tradizioni italiane, quindi il cimiciurri alla matriciana hanno fatto, no? Come mai questo legame e la cosa ci fa piacere? Loro ci tenevano a mantenere queste tradizioni, per cui a mangiare anche in Argentina all'orario italiano, cioè alle 20 più o meno, mentre gli amici di Sergio argentini lo chiamavano per andare a prendere l'aperitivo perché loro erano soliti cenare alle 22. Slittano. Per cui lo prendevano in giro. E poi novembre, dicembre, gennaio là è vacanza per loro, per cui si trasferivano all'Aquila, però faceva freddo perché per loro è estate, mentre qui Sergio e la sorella Emanuela si sorbivano l'inverno. Accennavi alle nozze numero 1 sì. Con una figlia. Come fa? Avanti Indreda? No, lui ha la fortuna che la figlia vive proprio a Parigi, per cui la vede sempre, perché anche lui vive a Parigi, Bello. E la vede tutte le settimane, 2 volte alla settimana, tra l'altro lei si ferma anche a dormire a casa loro e oltretutto adora la nuova moglie, per cui c'è un rapporto bellissimo. Dunque, lui è un ragazzo molto in gamba, a 18 anni ha fatto il suo esordio in nazionale, avendo subito delle gran soddisfazioni. Sì, molto successo e ce lo racconta lui personalmente. Hai visto mai?
che hai iniziato a giocare a soli 5 anni? Sì, è vero, la prima volta che ho preso in mano un pallone da rugby avevo 5 anni, quindi ovviamente essendo piccino non è che facevamo contatto, però il fatto di avere la palla di rugby tra le mani e giocare un po' con i ragazzini è stato il mio primo approccio, diciamo, a questo sport. Tu hai giocato per 100 volte nella stessa squadra, per cui hai raggiunto i 100 caps. Fiero, molto onorato di questo traguardo. Niente, sono ancora relativamente giovane, quindi mi auguro di poter continuare a fare qualche cap in più in nazionale. Una curiosità, mi dicono che a fine partite vi immergete nel ghiaccio per attutire i vari dolori, i vari colpi, sì. Ma è vero? Purtroppo sì, purtroppo è vero e niente, è un po', diciamo, un'abitudine che abbiamo dopo le partite per cercare di recuperare diciamo più presto tutta questa fatica che si fa in campo, quindi diciamo che è molto, molto dura, però dopo magari i primi 2-3 minuti dentro la vasca fredda uno ci si abitua e dopo c'è anche una sensazione di sollievo dopo questi 5 minuti di ghiaccio. Sei giovanissima, hai 30 anni, ma pensi già che cosa vorrai fare da grande quando finirai? Beh, di certo mi piacerebbe tornare in Italia con mia moglie e mi piacerebbe moltissimo continuare legato al rugby, al mio sport, che è uno sport che faccio fin da piccolo, e portare in Italia ecco un po' quello che è stata la mia esperienza, diciamo, all'estero. Una bella idea e noi te l'auguriamo. Grazie. Grazie. Beh, certo, un oriundo italiano. Eh sì. Che sono in Argentina, ma vive a Parigi. Insomma, un misto, eh? Infatti lui vive a Parigi e gioca nel mitico Stade Français come terza linea centrale ormai da tantissimi anni. Chi sei in Argentina? Devo chiedere ai miei parenti in Argentina il rugby, se funziona o non funziona. Lui mi ha detto che inizialmente quello che si gioca di più è il calcio, però anche il rugby. Per il calcio sono pazzi in Argentina, ma ci mancherebbe altro. Sì, sì, sì. Bom, 30 anni tondi, una carriera all'apice, che fa da grande? Allora, da grande il suo sogno, lui dice sogno impossibile, ma può anche essere raggiungibile, proprio vincere il Sei Nazioni, perché questo torneo è proprio mitico, e poi, come hai visto nell'intervista, ritornare in Italia, perché anche la moglie è italiana. Motto? Il motto è non rimandare mai a domani quello che potresti fare oggi. Dai, andiamo a vedere allo stadio la partita di rugby, che fa bene, sì, bella e divertente. Grazie alla Ferrari e alla prossima. Ciao.